È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici sportivi, buon pomeriggio da Claudio Stefanizzi. Genoa-Cagliari, anticipo dell'ora di pranzo, fu la prima partita della 27esima giornata di Serie A Team rinviata per la morte di Davide Astori. Piove a Marassi per questo recupero fondamentale per entrambe le squadre, per non rischiare di vedere assottigliarsi pericolosamente il margine di vantaggio costruito fin qui sulla zona rossa. Alza alla fine il pressing, il Cagliari recupera il pallone con Ioniz, attenzione alla possibilità per Sau, c'è largo di Koyannis, Sau prova a puntare Coffi, Sau cerca il fondo, effettua il cross sul primo palo, Perin in qualche modo riesce ad averla meglio su De Sena. L'appoggio da parte di Sau per Pavoletti, non riescono a combinare i due, attenzione al contropiede del Genoa con la Padula che prova la conclusione dalla distanza e non trova la porta per pochi centimetri, cenno d'intesa di la Padula. Attenzione alla possibilità per Ioniz che va via Biraschi, mette dentro Pavoletti, Perin in due tempi, la fa sua. Pavoletti da due passi sul tocco di Sau che gli ha letteralmente acchittato il pallone per la conclusione a rete. Va dentro Medeiros, sta arrivando anche Rosi, la Padula deve attendere, la Padula palla con il mancino per Rosi che va giù in mezzo a tre e c'è calcio di rigore. Evidentemente non è operazione facile, si chiude finalmente la revisione VAR, niente rigore. Niente calcio di rigore per il Genoa. Un arpione a Barella, ci prova alle sue spalle Ioniz che poi carica il sinistro centrale, rimbalza davanti a Perin che però è attento e lo controlla senza problemi. Iniziato il secondo tempo con il Genoa che manovra questo pallone con l'Axalt. Pallone che schizza buono per la possibilità di traversone di Ilie Marchi. Il colpo di testa di la Padula che porta in vantaggio il Genoa. Primo gol su azione in maglia rossoblu per Gianluca la Padula. Pronto sul dischetto Niccolò Barella. E possibilità di pareggiare i conti dunque al 17esimo per il Cagliari. Parte Barella all'incrocio dei pali. 1-1. Al minuto 17 non trova il pallone, lo trova invece Faragò alle sue spalle, parte il cross schiacciato di testa, pallone sul palo, grande occasione per il Cagliari con il colpo di testa di Leonardo Pavoletti. Iliemark che poi comunque riesce ad entrare in possesso del pallone, attenzione alla Padula. La Padula in area di rigore, prova con l'esterno sul fondo. Azione personale di Gianluca La Padula, ha cercato di sorprendere Cragno. Azione del Genoa, il traversone di Migliore in area di rigore, Castano allontana. Il controllo è il sinistro di Yuri Medeiros che riporta in vantaggio il Genoa al 90esimo. Faragò in area di rigore, controllo, poi però non c'è più tempo, arriva il triplice fischio di Maresca, torna al successo in casa il Genoa.